Buongiorno mie amate bussole! Come state? Noi stiamo tutti bene? Fatto in casa per voi. Vero? Benissimo. Prima di iniziare questo video, come nonna per adesso, se non siete ancora iscritti al canale, meglio iscrivetevi e mettete un like e attivate la campanella. Ok, esatto. Oggi siamo qui con il nostro Ferruccio. Ciao a tutti. Con la nostra Violetta, che è vestita in viola. Ciao. E con il nostro Alessio. Ciao. Ma fuori campo abbiamo anche un'altra persona che è muta, evidentemente. Nonna, saluta. Ciao a tutti, ciao ciao. E ne avremo anche un altro che però stava suonando la batteria. Ci sarà anche Simo a fare degli assaggi cino giapponesi. Viola è già cino disperata. Nel senso che sono di casa. Go go. Ciao. No no, ciao. Ferruccio, torna qua. Okay. Tu nonna non le assaggi. Dovete sapere che ho trovato un posticino a Milano. Tu l'hai trovato? Alessio mi ha consigliato un posticino a Milano che vende un sacco di roba super strana. Io un po' li ho già assaggiati in Giappone, un po' li ho assaggiati in Cina e oggi vorrei fare assaggiare ai miei familiari di Villa Perosa. Non vediamo l'ora. Queste... Wow, questo sì. Apriamole. Allora abbiamo... Non hanno Viola, spiega molto bene. Buono. Delle bottigliette di Coca-Cola. Scusa Uccio, cos'è che sono? Sono dei Jian Gen Ken Gen Ken Kuo Kyo. Iniziamo ad aprire. L'odore però è strano, cioè non è quello che mi aspettavo. Ah! È un po' forte. Sa di marcio. Al mio via ne mettiamo in bocca 3. 3, 2, 1, andiamo. Ma no, sono buonissime. No, fanno schifo. Ah, mi sono dimenticata di dire una roba. Abbiamo la nostra ciotola dello sputo. Sono cereali ricoperti. Sono cereali ricoperti. Orribili. A me non piacciono. Fanno neanche schifo. A me. Mettiamo a destra le cose schifose e dall'altra parte quelle buone. Cos'è, Viola? Ah, wow. Popcorn al cioccolato. L'odore non è dei migliori. 3, 2, 1. Buoni. Buonissimi. Buoni. Questi li mettiamo nei buoni. Buonissimi. Da basta questi popcorn. Simo, portali via. Adesso abbiamo una roba super strana. Io e Ferru ce ne rivederemo metà e voi l'altra metà. Anche meno. Queste non lo sappiamo. La vuoi all'ananas o alla fragola? Fragola. Ma, no raga, ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma Ferru sa di acqua di ananas. Di schifo. Non è male. Ah, è un polaretto sciolto. Ma sai che cos'è? Sciolto. Magari è ancora da mettere in frigo. Ah, passami. Ah, magari è da mettere in freezer. È buonissimo. Sì, è un ghiacciolino sciolto. Raga, ora direttamente du Brasil. No, questo mi fa schifo. Corned beef. Ce n'è ancora di dolce. Beh, questa è la Simmental. Ma per... come si apre? Vediamo. Ma non ci credo, raga. Sembra scatata il cane. Raga, non sembra la scatola del cane, è la scatola del cane, ma sei sicuro che non sei un for dog? Ma che schifo! No, raga, è per cani, annuncia se non è per cani. È schifo! Non viene, vuole proprio... L'avete messo lì, ma... Non assaggia proprio, Non è buona! Ecco perché ai cani piace sta roba. È buonissima! È davvero buona! È buonissima! No, è buona! Buonissima è la parola grossa. No, fa schifo! A me Viola ci piace! Fa schifo! Ma no, non è per i cani, per i gatti. No, ma fa proprio schifo! È buonissima! No. Sweet Crispy Winter Jujube. Ma è un frutto. Ma è durissimo! A me l'hai dato che cosa? Buono! Ma è buonissimo! Sembra un po' una mela essiccata. Non riesco a capire se è buona o se non è buona. Per me è buona, per me è buona. So dura da morire. Allora, siccome Viola ha sete, prendiamo una bibita. Viola ha scelto una cosa che io odio, ma che tantissimi di voi amano. Il Mogu Mogu. Il Mogu Mogu è un succo con dentro i pezzi di frutta. Ti dico Mogu Mogu. No, pezzi di frutta, pezzi di aloe, secondo me sono. O cosa di cocco. Questo è lici. Ah, è lici. Buonissimo il mio frutto. Lici è il famosissimo frutto. Guarda, così. Scusatemi un attimo, ma io non... Che cos'è un elastico adesso? Ah, del dragone. No. No, quello è l'altro. Scusate. Quello quanto, così? Quanto è grande il lici? Non lo so, non conosco. Tipo? Quanto è grande? Un'anguria. Tipo un'anguria, però così. 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 Adesso dico, è tipo cinese, no? Così. È tipo un'angurietta. Tipo... No, ragazzi, non lo so. Aspetta. Prima di andare avanti un attimo. Viola, che cos'è la tecnologia? La tecnologia è una scienza che studia settore per settore i processi di lavorazione e gli strumenti necessari per costruire i vari prodotti. Inoltre, la tecnologia controlla le caratteristiche dei vari materiali. Ringrazio la mia professoressa di tecnologia. Che si chiama?
si chiama Martina. Ciao Martina, che ci ciao segui Martina, sempre. Possiamo assaggiare? A me questi qui, da grande fan del bubble tea, piacciono da impazzire. Poi no, mi piace il lici tantissimo. Ecco, sono arrivati i pezzi. C'è la ciotola dello sputo nel caso. Ma che odore strano, sa di Stadio San Siro. Non ho la minima idea di che cosa sia questo. Ah, io lo so cos'è. Panda? No, questi qui praticamente sono dei vermetti. Ah, quell'albero. Che loro tirano fuori dagli alberi e sono tipo sott'olio essiccati. Li ho mangiati in Giappone, sono buonissimi. Sono dei vermi della terra. Li voglio. Ma non voglio mangiare. Sì, sì, abbiamo sì. detto che lo facevamo. Pure sì, io non questo. Voglio mangiare i vermi. Ma sì. No, ma non sono proprio dei vermi. Sono tipo brutti. Delle larve. Sono delle larve degli alberi. No, sì. Che schifo, si è mosso, raga. Mamma mia. È un tentacolo. Al mio, via tutti insieme. Via. Delizioso. Non l'hai assaggiato? Ti ho visto benissimo. No, Viola, assaggia. Vale la pena. Assaggia. Puzza, no. Non lo voglio mangiare, no. Te lo metto nel naso? No. Ah. Manfrina. Viola ha abbandonato la sfida del verme. Vuoi assaggiare? Alessio, com'è? Sì. Non mi piace quasi. Pizzica di bestia, tra l'altro. Ah, le tortiglie! No. Pensi che siano normali. No, non è sorpresa. Leggi un po' cos'è. Banana fritta. Che banana fritta. Hanno una consistenza che non è il massimo. A me non piacciono. È la persona più buona al bambù. Parliamo di patatine buone. Abbiamo delle Lay's. Quindi le patatine sono buonissime. Il problema è che sono Lay's al cetriolo. Buone! Io amo il cetriolo. Fanno schifo. No, Viola, non ci credo. Buonissime. No, fanno veramente schifo. Diciamo che se stessi morendo di fame le mangerei, ma ho mangiato di molto meglio. Andiamo avanti. Abbiamo qui un frutto. Dragon fruit. Pronti, via. Mi ricorda qualcosa però. È un cocomero con poco gusto. Inutile. Non mi piace. Fa schifo. Non fa schifo. Non fa niente. E che c'ha quel fine retrogusto che sa un po' di foglia, che non mi piace tanto. Hai sentito, c'è questo? C'è questo che è famosissimo. Succo di frutta. Sì, sì, succo di frutta. Ma il pisello. Ma non ci pensavo. No, ragazzi, ma c'è il pisello. No, è la soia. No, i fagiolini. Ah, fagiolini. Sì. Tratemi. Vai, prego, assaggio pure. Che metti già lì la ciotola? Prego, si accomodi. Si è già presa la ciotola dello sputo. Piano piano, Deve capire com'è il tuo succo di frutta al pisello. Sì. Mi sa che le piace, continua a prenderlo. Finiscilo tutto. Latte di vaniglia. Vaniglia, ecco perché sa. Il famoso vaniglia. Latte di vaniglia, sì. Ma è buonissimo. Ti piace? Aromatizzato. Mi piace. Sembra il latte di mandorla. Oh, delle caramelle frizzanti alla Coca-Cola. Al ragù. Queste sono buone. Non mi piacciono. Allora, mi sembrerebbe una susina, ma non lo è. Beh, potrebbe invece. Potrebbe essere invece una. Io penso che siano patate dolci, perché l'ho preso una volta in Giappone. Quindi snack di patate dolci. Sì. E il Viola? L'odore è di piedi. Ma sa anche un po' di oliva l'odore. Buone. Fa schifo. Non fa schifo. Fa schifo. Sa di, è patata. Sembra di mangiare il didò. Tu quale? Un incrocio tra la patata e la castagna. Marcia, vero. Vero che sa un po' di castagna? Marcia. Guardate, non mi piace. Ma manca ancora qualcosa. Ultime tre cose: carne di leone, mogu mogu al mirtillo. Buonissimo quella. E hot garlic. Partiamo da questo. Anche a Viola piacerà. Anche le persone che a me piace davvero mamma tantissimo. Che odore. Brutta. No. No, questo no. Anche le persone che Ah, adesso ti piace, Adesso le piace. Ma no, quello fa schifo. È sempre meglio dell'aglio. Brucia. Buona. Grazie di averci dire questo mio palato. Mi avevi detto che aveva piccante. E ti ha un po' fregato. Due manfrini. Allora, come ultima cosa, la più importante, lasciata per ultima. Carne di leone. Ma è un booster. Booster di leone, sì. Booster di leone. Non mangio quello. Beh, se lo mangio io, devi mangiarlo anche tu. Stop, con il... Guarda, via! No, Viola, non vale così. Non voglio mangiare quello. Sto già pensando. Non mi piace. Sul braccio. Facciamo proprio schifo. Sì, abbiamo fatto finta solo per farla assaggiare a Viola, faceva vomitare. Ma è davvero di leone, quindi. Guarda qua. Ma mi hai detto che era di leone. Noi abbiamo assaggiato anche il leone. La cosa che mi è piaciuta di più è stata qualcosa da bere. Da bere. Ah, il polaretto sciolto. Il polaretto sciolto. Ale? A me questo, Alice. Il mogu mogu, Ferruc. Il frutto perché non sa di niente. Ah, fantastico.
Io posso dire che invece a me è piaciuta molto la carne. No, dai, mangialo pure. La carne, quindi me ne mangerò ancora un po'. Vediamo se il mio cagnolino piace. Certo, adesso mangi me, ci credo. Mamma, che buona questa carnina. Detto questo, scriveteci qui sotto nei commenti un'altra tipologia di cibo, non so, messicani, francesi. Hashtag Alessia e Sabrina sono matti perché mi hanno fatto mangiare queste cose. Che lì c'è il peperoncino. Ma tutti i commenti saranno così. Scriveteci qui sotto che tipologia di cibi vorreste vedere che noi assaggiassimo. E Viola chiuderà questo video in una maniera fantastica. Mangiate i popcorn che fanno bene. Specialmente quello al cioccolato. Io devo lavarmi le mani, adesso do i carni, immagino.